di Fano TV, oggi ci troviamo all'area Codma di Fano in questa mattinata così importante perché si festeggia un compleanno molto importante. Si tratta del Cibi Club Mattei di Fano che compie 35 anni. Sarà una mattinata celebrativa con una cerimonia un po' per ripercorrere questi anni che hanno portato appunto a quello che è oggi la nostra associazione di protezione civile. Ci sarà anche la presenza massiccia di tutte le forze dell'ordine. Noi con le nostre telecamere avremo anche modo di far parlare un po' tutti i protagonisti e al termine della cerimonia verranno anche inaugurati e benedetti ufficialmente i nuovi luoghi di formazione creati appunto dal CB Club Mattei di Fano. Ecco, noi non potevamo mancare con le nostre telecamere, quindi naturalmente è uno speciale da guardare fino alla fine. Presenti in questa mattinata anche i Vigili del Fuoco a fare gli auguri per questo compleanno speciale alla Protezione Civile, ma anche a ricordare che c'è sempre una sinergia tra Protezione Civile, tra Vigili del Fuoco. Certo, noi siamo la colonna portante un attimino della Protezione Civile in quanto coordiniamo e direzioniamo i lavori e gli interventi in collaborazione durante le calamità soprattutto. Lavoriamo insieme alla Protezione Civile. Anche insomma, da poco tempo abbiamo acquisito tutte quelle che erano le competenze del Corpo Forestale dello Stato, no? È stato soppresso e quindi le andate a noi. Quindi gli interventi anche di incendio boschivo sono di nostra competenza e di conseguenza loro vengono chiamati a supporto dell'intervento e quindi noi lavoriamo insieme e collaboriamo. Non solo, adesso con la Regione Marche abbiamo anche la convenzione per fare formazione. Le squadre IB della Protezione Civile che vengono con noi in intervento sono soltanto quelle che sono state formate come AIB, hanno un corso in modo tale che sono formate per quanto riguarda sia la struttura del Corpo Vigili del Fuoco, sia per quanto riguarda come approcciare a noi quando vengono chiamati. Cioè questa qua è l'UCL, è un'unità praticamente di comando locale in cui diventa un po' il centralino della zona con cui possiamo comunicare con tutti, con la prefettura, col comune, per tutte quelle che sono le esigenze. E quindi si collabora insieme sugli interventi per spegnere fino ad estinguere completamente l'intervento. Questo per quanto riguarda l'incendio boschivo. Poi con noi lavorano anche sulle calamità come il terremoto, come abbiamo avuto sia l'Aquila. Purtroppo abbiamo visto, abbiamo seguito, ecco sì, sono... Esatto, loro stanno a supporto in questa maniera, molto, diciamo, lavoriamo molto in sinergia e in collaborazione. Tra i vari compiti noi come Corpo Nazionale siamo incardinati alla direzione del Ministero dell'Interno, abbiamo il soccorso pubblico e la difesa civile. Il soccorso pubblico ci chiama anche a intervenire in incendi, in incidenti stradali, ma anche nella calamità come alluvioni, crolli e alluvioni soprattutto un'altra occasione con cui ci troviamo a lavorare in sinergia con la Protezione Civile. Quando abbiamo moltissimi interventi chiamiamo un attimino la Protezione Civile per portare avanti o concludere gli interventi già o quelli più semplici o quelli che sono stati quasi terminati. Bene, grazie. Ora con le nostre telecamere andremo anche noi un po' a far vedere a chi ci sta guardando da casa di che cosa abbiamo parlato e quali sono gli strumenti che vengono utilizzati. Grazie. Seretti, dirigente della Polizia di Stato, a fare gli auguri alla Protezione Civile e anche a portare un mezzo particolare di cui poi parleremo con i vostri colleghi. Sì, per noi è un'occasione veramente importante questo, sicuramente per suggellare il nostro rapporto ormai storico con la Protezione Civile, con il Club Mattei di Fano. Veramente sono ormai anni che collaboriamo insieme. Danno un supporto incredibile a tutta la città, anche a noi come forze di polizia per qualsiasi evento, anche quelli più importanti tipo il Carnevale di Fano.
E quindi veramente è un dovere, un onore, un dovere essere qui per loro. Peccato insomma della presenza degli studenti, che sarebbe stato veramente eccezionale anche per, no, la presenza di tutte le forze di polizia, non solo a livello anche di pubblicitario, a livello anche di partecipazione da parte della comunità, della città, di tutto il territorio. Però insomma siamo comunque molto soddisfatti. Direttamente dalla Polizia Stradale di Bologna veniamo alle nostre spalle un mezzo particolare che ha subito attirato l'attenzione, e siamo venuti con le nostre telecamere per sapere qualcosa di più. Buongiorno innanzitutto, niente, questo è l'ultimo veicolo in dotazione della Polizia Stradale, è la Lamborghini Huracan LP610, è una macchina che effettua qualsiasi tipo di servizio, sia il servizio operativo e poi è adibita al trasporto organi, che diciamo è abbastanza già conosciuta per questo tipo di utilizzo, e in più c'è altre dotazioni per i servizi di polizia, diciamo. Ecco, quindi noi siamo molto curiosi, se è possibile verremo poi con le nostre telecamere a un po' scrutare tutti i meandri di questo mezzo, anche per far vedere a casa ai bambini che potevano essere qua delle scuole, visto che non sono presenti, almeno possono godere di queste immagini per tutti gli appassionati, anche per sapere che ci sono questi mezzi a disposizione della collettività poi in realtà. Sì, certo, noi come Polizia Stradale dal 2005 che diciamo abbiamo questa collaborazione con la Lamborghini, questo è il terzo veicolo che viene donato dalla Lamborghini dal 2005 appunto. Sono veicoli che comunque vengono utilizzati anche e soprattutto per quel tipo di servizi particolari come il trasporto di organi. Rimaniamo nell'ambito della polizia e entriamo nel mondo della polizia scientifica. Ecco, il comandante a telecamere spente mi ha raccontato un fatto particolare. Forse non tutti sanno che la polizia scientifica nasce in Italia. Poi è vero che i film si parlano tanto di America, che poi in realtà viene fuori da un frutto italiano sostanzialmente. Sì, fondamentalmente nasce da Otto Lenghi, che inizia a fare un ritratto parlato del sopralluogo che si effettua sulla scena del crimine, cercando le varie minuzie, i vari indizi, e lui essendo un criminologo, fondamentalmente un medico legale, perché la polizia scientifica parte da un medico legale fondamentalmente, che dallo studio appunto delle varie autopsie, unitamente ad altri personaggi storici che iniziano a formare questo gruppo per studiare non solo diciamo, la parte della medicina legale, ma anche della scena del crimine, l'iter criminis, capire come realmente sia accaduto l'evento che ha portato poi la morte e il decesso della persona. Per cui da lì parte tutto uno studio appunto che lui inizia a fare con una fotografia parlata, cioè vuol dire la scena del crimine, descrivendola, facendo sì che tutte le persone che poi leggano il verbale riescono a capire quel che si vede. Poi da quello, poi nel corso degli anni, c'è stata una vera e propria evoluzione, ringraziando anche le varie fasi delle tecnologie che avanzano, siamo riusciti ad ottenere dei passi da gigante. Oggi riusciamo fondamentalmente a non solo rinvenire indizi che ci possono essere utili, ma riusciamo a identificare le persone tramite sia le impronte digitali sia per quanto riguarda il DNA. Adesso il DNA è diventato fondamentalmente la pista madre per quanto riguarda le indagini della polizia scientifica, ma non solo questo, perché comunque la polizia scientifica è ben diramata in tutte le città d'Italia, abbiamo 14 posti gabinetti interregionali e regionali, una rete, poi ci sono tutti i gabinetti provinciali e poi nelle varie sezioni che sarebbero i posti di staccamento, sarebbero i posti di segnalamento e documentazione. Ecco, oggi nel vostro stand avete portato anche dei mezzi con cui siete soliti lavorare, se poi con le nostre telecamere riusciamo un po', se ce lo potete descrivere così. Sì, noi praticamente abbiamo il fullback, è un mezzo che è stato posto attrezzato per sopralluoghi di una certa rilevanza, dove comunque è un mezzo super attrezzato, cioè abbiamo tutta l'attrezzatura sia di criminalistica sia per quanto riguarda i vari mezzi.
per cui dentro possiamo caricare eventuali opzioni di ausili tecnici che ci portiamo dietro, come il crane scope. Ci possiamo portare dietro eventuali fasi di luci forensi per le ricerche delle impronte, come altri mezzi che fondamentalmente ci stanno, ci vuol dire tutto ciò che serve alla ricerca e tutto ciò che serve sulla fase della scena del crimine, del sopralluogo fondamentalmente. Oggi un presidente nazionale collegato con anche la nostra Protezione Civile è presente per ringraziare anche la Protezione Civile per tutto quello che fa, e alle nostre spalle vediamo anche dei mezzi che sicuramente avete anche condiviso insieme. Sì, noi, la nostra associazione nazionale di Protezione Civile, è formata da 270 associazioni territoriali, di cui il Club CB Mattei è la nostra punta di diamante. In tutti i sensi, sia operativamente, sempre con squadre di pronto intervento, e soprattutto come base logistica. Oggi aggiungiamo un tassello importantissimo al sistema della Protezione Civile Nazionale, che è quest'area formativa, grazie appunto a Saverio Olivi. Quest'area formativa è assolutamente strategica per il futuro. Il volontariato si sta sviluppando con un cambiamento radicale che è dovuto alla formazione. Noi stiamo passando dal volontariato di forti braccia, in grado di andare nelle rovine a tirar fuori le persone, a montare centinaia di tende, eccetera. Oggi la formazione è strategica, sia per essere sempre più professionali, ma mai professionisti. Cioè, in ogni caso, il valore di fondo della donazione, del fare qualcosa gratis per il mondo del volontariato, rimane sempre la cosa più importante, però ovviamente il salto di qualità è quello di essere sempre più professionisti. L'area formativa qui sarà strategica veramente per tutta l'Italia. Comandante Montagne, questa mattinata anche la polizia locale di Fano ha portato i suoi mezzi e il suo saluto alla Protezione Civile di Fano. Sì, certamente, perché voi, come sapete, la polizia locale di Fano è sempre presente sul territorio, e tra le tante funzioni che ha, che la principale è ovviamente quella del rispetto della legalità, ma anche il compito di tutela della sicurezza delle persone, e ha quindi delle funzioni proprio di protezione civile, a partire, come ci vedete, da quando ci sono i brutti eventi meteorici, e quindi a partire, insomma, dalle nevicate, gli allagamenti, dove c'è necessità di intervenire, anche modificare la viabilità a tutela poi delle persone, della sicurezza della circolazione, nonché a partire anche dagli altri eventi, come ad esempio ricerche di persone, delle persone scomparse. Pensiamo ad esempio diciamo, chi comunque sparisce, non sappiamo dov'è, ma pensiamo anche alle manifestazioni, mi viene in mente il carnevale, dove noi siamo continuamente chiamati perché i genitori perdono un attimo di vista il bambino, oppure al mare, quando un attimo una mamma, insomma, girando lo sguardo, perde di vista il bambino, ed ovviamente siamo subito chiamati per intervenire nelle ricerche, e come sempre, insomma, il più delle volte riusciamo, che si concludono sempre bene, riconsegnando poi questi bimbi ai loro genitori. Ecco, quindi la nostra presenza qui è importante, perché poi collaboriamo tantissimo con la Protezione Civile, abbiamo anche una convenzione con loro, ci aiutano anche nel servizio di presenziamento davanti alle istituzioni scolastiche, e quindi è ovvio che siamo ben contenti di essere qui presenti, anche testimoniando questo nostro ruolo e la fattiva collaborazione con loro. Ecco, oggi avete portato un mezzo nuovissimo sostanzialmente. Sì, deve ancora uscire, e in realtà ne abbiamo portati due nuovi. Uno è un furgone, come potete vedere, ed è una postazione mobile attrezzata, viene utilizzata da parte delle pattuglie che rilevano i sinistri stradali. All'interno è tutta allestita e quindi dotata anche di attrezzature come computer e stampante,
attrezzatura per il rilievo del tasso alcolemico e che servono proprio nel rilievo dei sinistri che sempre di più purtroppo insomma capitano per strada. Poi in genere d'estate si sa c'è anche un incremento dei sinistri che coinvolgono anche i veicoli a due ruote perché maggiormente frequente l'utilizzo dei velocipedi o dei ciclomotori e motocicli in genere, per cui questo mezzo insomma è certamente utile. L'altro invece è una macchina per servizi così di polizia stradale operativi che in linea anche con le nuove norme l'abbiamo presa, dotata di divisorio che ci consente quindi una maggiore sicurezza qualora si debba anche caricare qualcuno per necessità e quindi tutela sia gli operatori che gli utenti che in qualche modo insomma ne debbano fruire. Siamo arrivati al gazebo di Ucis, siamo qua in compagnia di questi splendidi animali e vogliamo un po' in due parole che cos'è il vostro lavoro, anche ai bambini che sicuramente ci guardano da casa che saranno curiosissimi. Certo, immagino. Allora, io sono Ugo Pazzi, sono istruttore Unità Cino Preso Corso Ucis e siamo un'associazione nazionale. Ci occupiamo della formazione di unità cinofilo da lavoro, quindi cane e uomo come situazione simbiotica imprescindibile. Si occupano della ricerca di scomparsi, si occupano di ricerca su catastrofi, macerie. Siamo quelli che tutto sommato lavorano sempre i cani, lavorano sempre i conduttori, facendo in modo che abbiano la preparazione adatta all'intervento sperando di non essere mai impiegati. Ecco, questo noi siamo. E siamo, mi perdoni, sicuramente protezione civile. Ecco, parliamo anche di Blade. Lui che vuole venire a fare l'intervista anche lui. Ok, Blade. Saluta Blade. Di? Bravo, bravissimo. Ecco. Ecco, alle nostre spalle vediamo dei vostri colleghi. Certo. Che stanno un po' insegnando anche ai bambini curiosi, un po' per fargli... Allora, vediamo Martina, unità cinofila con Runa. Vediamo Nicola, unità cinofila con Porpora. E anche loro sono nel concetto di formazione, Blade, come si, per quanto riguarda il percorso di diventare unità cinofila soccorso. E con dedizione, con spirito, con tranquillità e nel pieno rispetto dei nostri animali che per noi sono compagni. E buongiorno anche al direttore di Ampas Marche. Ecco, per chi ci sta guardando da casa, per i curiosi, vogliamo sapere in pochi secondi qualcosa di più di voi e del vostro rapporto poi anche con Protezione Civile. Ma Ampas è l'acronimo di Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e raggruppa 43 associazioni nella regione Marche, 960 in tutta Italia, associazioni di volontariato che operano soprattutto nel trasporto sanitario, emergenza e trasporto sanitario e sociale, quindi questa è la nostra attività. Nel sistema di protezione civile ovviamente centriamo per la parte sanitaria sotto il coordinamento del servizio di protezione civile, quindi al di fuori di quello che è il coordinamento delle centrali operative 118 che è quello che viene fatto abitualmente, ed abbiamo una colonna mobile di protezione civile che porta aiuto laddove ce n'è necessità, soprattutto con personale addetto alla logistica. Abbiamo una nostra cucina mobile con relativa mensa che è stata utilizzata in tutte le più grandi calamità e quindi personale addetto alla logistica, allo spostamento dei materiali, alla preparazione dei pasti e quant'altro. Siamo soliti incontrare Croce Rossa Italiana nei vari eventi che, a cui siamo presenti con le nostre telecamere in collaborazione anche con Protezione Civile e non a caso in questa mattina siete presenti. Certo, noi siamo presenti perché la Croce Rossa fa parte del sistema di protezione civile a livello nazionale, regionale, provinciale, insomma a tutti i livelli, a livello locale. Ecco, oggi avete portato anche una sorta di manichino per vedere un po' le vostre divise, insomma avete un po' allestito il vostro stand e soprattutto avete anche insomma i vostri mezzi con cui siamo soliti vedervi, ecco.
Sì, ci sono i nostri mezzi con cui siete soliti vederci, non abbiamo potuto mettere fuori le tende che ci servono quando facciamo l'ospedale da campo, poi l'avete visto durante il carnevale, il punto di primo soccorso. Ecco, un augurio particolare da parte di Croce Rossa per il Dipartimento di Fano di Protezione Civile. Che diventi sempre più grande e che ci sia sempre di più la collaborazione fra tutti quanti, perché se non c'è sinergia non si va da nessuna parte. E saliamo in montagna fino a incontrare il soccorso alpino, presente in questa mattinata con uno stand espositivo e naturalmente in poche parole vogliamo sentire un po' la vostra attività e il vostro rapporto con Protezione Civile. Sì, Soccorso Alpino è un corpo nazionale che è organizzato poi in ogni regione con delle strutture regionali, nelle Marche siamo in tutte e cinque le province con le cosiddette stazioni di soccorso e Soccorso Alpino interviene dove non arrivano altri a portare soccorso, cioè lì dove c'è bisogno di una progressione cosiddetta alpinistica, cioè in brago, corde o in inverno con gli sci, i ramponi, quindi interventi di carattere sanitario ma anche interventi in collaborazione con la Protezione Civile e con altri enti dello Stato per le grandi calamità, il terremoto, il nevone e anche collaborazioni formative come quella di oggi. Insomma, il fatto che si inauguri a Fano una sede anche per la formazione di tutte le forze e diciamo, i corpi degli enti che costituiscono la Protezione Civile per noi è molto importante perché rafforza non solo la conoscenza reciproca ma anche la possibilità di integrarsi con tecniche, dotazioni e altro. E noi interveniamo anche in collaborazione con, per legge dello Stato, con l'elisoccorso, quindi con Icaro 01 e Icaro 02, i due elicotteri dell'elisoccorso sanitario. Tutti i giorni abbiamo un tecnico a bordo per legge che deve accompagnare l'equipe sanitaria in territori impervi. È chiaro che se c'è incidente stradale ci si arriva con l'ambulanza, ma su Monte Acuto, i Sibillini o altre zone portare soccorso diventerebbe impossibile senza queste unità integrate. Quindi siamo un'aliquota sanitaria a supporto della popolazione, così come peraltro ribadito dalle recenti modifiche normative dell'autunno dell'anno scorso, con un rapporto esclusivo appunto col Servizio Sanitario Nazionale. Ci siamo spostati e abbiamo incontrato Caritas Diocesana. Benvenuto e buona giornata. Ecco, allora la prima domanda è un po' insita in Caritas. Lo sentiamo tanto, la conosciamo, ma ancora una volta stiamo a richiederlo. In pochi secondi, che cos'è Caritas e che cosa fa tutti i giorni? Sì, la Caritas è l'organismo pastorale della CEI, della Chiesa, istituita dal Vescovo proprio per testimoniare la carità e testimoniare, educare, evangelizzare ai principi della carità. E ovviamente questa promozione viene fatta attraverso dei servizi concreti, l'ascolto, l'accompagnamento, l'incontro delle persone fragili e negli anni anche dei servizi messi a punto proprio per rispondere ai bisogni del nostro territorio. L'esperienza del servizio di distribuzione del cibo attraverso il centro Ricibiamo, della raccolta e distribuzione degli indumenti usati attraverso il centro Rivestiamo e il centro Salute Caritas proprio per il sostegno e l'orientamento alla salute. Ecco, insomma, sono tantissimi gli aiuti, un po' un lavoro a 360 gradi. Ecco, entriamo nello specifico anche di un rapporto, perché è bello anche collaborare, visto che in questa mattina siamo qua a festeggiare il compleanno così importante del nostro Dipartimento di Protezione Civile. Ecco, c'è anche un rapporto stretto tra Caritas e Protezione Civile. Sì, il rapporto è strettissimo anche perché rientra nel mandato Caritas questa attenzione alla protezione civile, tanto che nel nostro mandato, nel nostro statuto c'è proprio un'attenzione particolare rispetto a quelle che sono le emergenze e se vogliamo parlare dell'emergenza sanitaria, no, che purtroppo è scoppiata l'anno scorso, non potevamo non aderire alla chiamata della protezione civile in un momento in cui da una parte si sviluppava l'emergenza sanitaria, dall'altra si sviluppava un'emergenza sociale e a quel punto Caritas si è sentita
naturalmente chiamata a rispondere sì, ad affiancarsi con la sua specificità, che è l'incontro dell'altro, l'incontro del più povero, l'incontro del fragile. E su questo, ecco, sia gli operatori che i volontari si sono resi disponibili a quello che ci veniva chiesto fondamentalmente, andare nelle case a portare i buoni spesa, avere un'attenzione particolare, insomma, per le persone più povere e più sole. Ecco, grazie e complimenti, e grazie a nome di Fano TV, mia, per tutto quello che fate, non solo voi ma anche tutti i lavoratori, anche quelli che lavorano magari nel dietro le quinte, che non si vedono sempre. Grazie. Buongiorno Andrea, benvenuto con le nostre telecamere. Vediamo un bellissimo colpo d'occhio alle nostre spalle che già fa capire chi siete, qual è la vostra mission, qual è il vostro lavoro di tutti i giorni. Ma così, in poche battute, vogliamo un po' sapere di che cosa vi occupate. Ecco. Buongiorno a tutti, noi siamo un'associazione di protezione civile, come del resto tutte le associazioni qua presenti, e operiamo all'interno della Regione Marche con diverse pattuglie. Qui oggi abbiamo portato due pattuglie a cavallo più altri volontari. Siamo un'associazione ambientalista e di protezione civile. Ecco, quindi operate un po' in vari campi, in varie zone, ecco. Sì, diciamo che siamo a disposizione delle autorità, e quindi facciamo parte del comparto regionale, e nel momento in cui c'è una richiesta noi siamo pronti, ecco, H24 a rispondere alle esigenze. Ecco, a proposito di protezione civile, visto che oggi si festeggiano i 35 anni del CB Club Mattei di Fano, un vostro augurio particolare per tutto il gruppo da Saverio e tutto lo staff, ecco. Ringraziamo sentitamente Saverio, che da tantissimi anni lo conosciamo, collaboriamo, abbiamo collaborato in passato in tante emergenze, quindi è un amico, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro, un complimenti per quello che è riuscito a fare in questi 35 anni, e con l'augurio di continuare così a collaborare in maniera così positiva per tutta la cittadinanza. Siamo in compagnia dell'Associazione Radioamatori, sono alla mia destra e alla mia sinistra. Ecco, prima in due parole di che cosa vi occupate per chi ancora non vi conosceste, e poi invece entriamo nello specifico invece con il vicepresidente del lavoro in collaborazione con Protezione Civile. Noi siamo un ente morale, facciamo parte dell'ARI, Associazione Radioamatori Italiani, della sezione di Fano, e siamo una quindicina di radioamatori che quotidianamente parliamo sia in locale con in sistemi VHF, UHF, oppure in HF, parlando con tutto il mondo, con tutti i nostri corrispondenti di tutte le parti del mondo, nei vari sistemi, sia in morse che in fonia che in digitale, e facciamo una certa pubblicità anche per la nostra città, perché tutte le volte che noi facciamo un collegamento con un altro corrispondente inviamo delle QSL, delle cartoline QSL come ricevuta, e loro ce le scambiamo. In poche parole, noi abbiamo anche un sito nostro personale, secondo il nominativo di una persona, e dove riportiamo tutta la nostra stazione, la località, facciamo pubblicità per la nostra zona. Portate anche un po' il nome di Fano un po' nel mondo, mi verrebbe da dire. È questo che volevo segnalare. Ecco, col vicepresidente invece entriamo un po' nello specifico anche del rapporto stretto con Protezione Civile. Sì, con il presidente del CB Club Mattei siamo perfettamente in sintonia, con Saverio, anche perché siamo amici da vecchia data, e avendo noi la possibilità di avere un collegamento molto più lungo rispetto a quello che viene chiamato baracchino o CB, ci può permettere la nostra attività di avere dei collegamenti e con la prefettura eventualmente di Roma in caso di necessità, con la Regione Marche della Protezione Civile.
Quindi insomma mettete a disposizione le vostre capacità per il bene di tutti sostanzialmente. Le nostre stazioni radio in caso di calamità naturali. Molto bene, grazie per il vostro servizio e continuiamo questo speciale dedicato ai 35 anni del CB Club Mattei di Fano. Grazie a voi. Grazie a voi. Una mattinata importante, un motivo d'orgoglio per il sindaco di Fano essere presente in questa cerimonia che sì festeggia un traguardo ma anche parla tanto di sinergia e collaborazione. Beh, è un modo anche per ringraziare una grande organizzazione che è quella della Protezione Civile di Fano, che non dimentichiamo è un'organizzazione di volontariato che ha dimostrato in questi anni una grande vicinanza, una grande professionalità e di essere sempre pronta a tutte le emergenze che abbiamo incontrato. Lo dico con cognizione di causa perché le ho vissute in prima persona, e se non avessi avuto un'organizzazione a fianco così importante, così capace, così preparata, non avremmo dato risposte così puntuali a tutte le emergenze. E ormai anche le situazioni climatiche ci portano ad affrontare periodicamente situazioni straordinarie e bisogna essere pronti. Qui c'è un'organizzazione veramente che è un'eccellenza nazionale ed oggi anche l'autorevole presenza di tutte le rappresentanze è una dimostrazione di quanto siano entrati anche nel tessuto sociale e di quanto siano vicini alla gente. Quindi per me è un orgoglio, è una soddisfazione ed è il modo per dire grazie a nome di tutta la città a tutte le donne e gli uomini del Enrico Mattei, Associazione Club Enrico Mattei della Protezione Civile di Fano. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porgan la chiama, che schiava di Roma e Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'ermo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chiama, che schiava di Roma e Dio la creò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia. Il servizio della Protezione Civile è sempre andato oltre l'emergenza, precipua e temporanea, designandosi anche in maniera capillare su tante altre esigenze della città, più o meno grandi, garantendo così un supporto costante e quotidiano. E dietro tutto questo, al di là della perfetta macchina organizzativa, mi preme dirlo, ci sono persone, ci sono donne e uomini dalle braccia aperte e dal cuore grande. E grazie a loro che la potente macchina umana funziona alla perfezione, garantendoci servizi cui dovremmo essere grati e fieri. Liberi volontari e per questo ancor più degni della stima di tutta la città. In una città da sempre impegnata nel volontariato e nell'associazionismo, di cui la Protezione Civile ne incarna a pieno titolo l'esempio più vivo, appassionato e solidale di sempre. Il frutto più dolce e più bello. Ed è per questo che in occasione del 35esimo anniversario del Club Mattei sento il dovere di esprimere il ringraziamento profondo di tutta la città di Fano. Per questo, come amministrazione comunale, abbiamo deciso di conferire la medaglia d'oro alla Club Mattei e invito il vice sindaco Cristian Fanesi, nonché assessore con delega alla Protezione Civile, alla consegna della medaglia e alla posa sull'abaro. Grazie di cuore, grazie Presidente, grazie a tutti voi.
Non è facile. Sinceramente non pensavo neanche esistesse una medaglia da porre sul labbro della Protezione Civile. Bene, ci onora, questo lo dobbiamo a voi, lo dobbiamo a loro e quindi grazie. In questa mattinata è presente anche l'assessore regionale Aguzzi a portare i suoi saluti anche da parte di tutta la giunta regionale al CB Club Mattei di Fano. L'associazione di Fano è indubbiamente un fiore all'occhiello di quelle che sono le attività di volontariato legate all'attività di protezione civile, ma la mia presenza qui e il mio ringraziamento vuole andare indubbiamente al di là del gruppo di Fano, che conosco ovviamente anche molto bene, essendo io di Fano, avendo fatto il sindaco a Fano per molti anni. Ma al di là di questo, ripeto, il mio grande abbraccio va a tutti i volontari dell'associazionismo e dei gruppi di protezione civile per tutte le attività che loro sono riusciti a garantire, a mettere in campo in questi mesi durissimi di pandemia. In questi mesi durissimi non è stata una iniziativa, diciamo così, di pochissimo tempo, si è prolungata per molti molti mesi, ha avuto molte fasi acute, molte fasi di emergenza, molte fasi anche drammatiche, e quindi dobbiamo indubbiamente a tutto il mondo del volontariato, insieme chiaramente a tutti gli operatori della sanità sempre in prima linea, tutto il mondo del volontariato ha fatto sì che noi oggi possiamo guardare con fiducia al prossimo periodo che abbiamo di fronte, grazie anche a tutte le attività vaccinali, grazie al tanto lavoro fatto sul territorio, grazie alla prevenzione, grazie a chi è che ha operato sempre in prima linea. E ricordiamoci che gli operatori della Protezione Civile hanno operato in prima linea in tutti questi mesi, anche a rischio proprio, perché comunque sia stare a contatto continuamente con le persone, con chi si doveva far visitare, con chi doveva fare il tampone, con chi poi successivamente doveva fare il vaccino, poteva essere anche fonte di contagio. E non è che hanno avuto una corsia preferenziale per le vaccinazioni, l'hanno avuta sì, ma in tempi molto recenti, quindi all'inizio hanno portato avanti le loro attività anche di fronte a un rischio potenziale di poter, diciamo, essere contagiati in prima persona. Quindi il mio ringraziamento va, ripeto, a tutte queste persone che ci stanno consentendo e ci consentiranno da qui a breve a riprenderci appieno le nostre vite nella massima sicurezza e nella consapevolezza comunque di aver maturato un'esperienza in più, perché le esperienze, quelle più dure, poi temprano, diciamo così, il fisico e la mente anche per affrontare al meglio quelle future. Oggi la mia testimonianza qui vuole essere proprio questo, un ringraziamento ma anche una fiducia verso il futuro. Oggi abbiamo il piacere di avere qui tutte insieme di tante associazioni e di protezione civile e di persone collegate tramite le loro associazioni al sistema di protezione civile. Io le ho viste sempre all'opera, sempre al servizio degli altri, sempre disponibili in prima fila, sempre nei punti più delicati, a volte anche più difficili da gestire. Vi ho seguiti quando siete stati anche all'Aquila a soccorrere i terremotati di quei territori, ho visto l'affetto che i sindaci e le persone di quei territori vi dimostravano e vi hanno dimostrato anche gli anni successivi quando siamo tornati a trovarli, io come sindaco, come presidente insieme a tanti amici. Ecco, è una responsabilità grande quella che oggi mi sento legata a tutta questa storia, essere l'assessore alla protezione civile della Regione Marche. Io questa mattina ho avuto la netta sensazione di scoprire, perché non c'è mai tempo per imparare, di scoprire che cos'è il sistema di protezione civile, perché questo dispiegamento di stand che ospita i vari attori che fanno cornice alla protezione civile, al Dipartimento di protezione civile, testimoniano la capacità organizzativa, la professionalità, l'abnegazione con la quale la protezione civile ormai da anni ci sostiene, ci aiuta in tutte le nostre circostanze. E quindi voi capite bene come per un prefetto arrivare in questa provincia e apprendere concretamente con mano, scoprire l'efficienza di questo sistema di protezione civile è quello che più uno si può augurare.
È la prima uscita ufficiale del prefetto Ricciardi, qui in questa mattinata così importante, dedicata ai 35 anni della Protezione Civile di Fano. Sì, e come ho detto poc'anzi, per me è stato un inizio veramente auspicabile e si è verificato, perché venire in questa realtà, toccare con mano l'efficienza, l'organizzazione di questa componente, di questo segmento della Protezione Civile, che nella Regione Marche ha una tradizione abbastanza consolidata, per un prefetto è fondamentale. Sapere che in caso di emergenze, di calamità e quant'altro, poter contare su persone che sotto il profilo formativo e professionale sono così preparate non può essere che una lieta sorpresa, insomma, questa. E poi è coincisa con la mia prima uscita ufficiale in questo miei primi giorni dall'insediamento come prefetto di Pesaro Urbino, e quindi un evento più augurabile e augurante non poteva esserci. Grazie Saverio, grazie a tutti di questa opportunità. E io, che dire, sono assolutamente onorato di presiedere la FIR CB, che ha questa punta di diamante che è il Club CB Mattei. Ma oltre al concetto di CB Mattei, io direi che tutti i passi, tutti gli step in cui la nostra organizzazione nazionale è cresciuta in questi anni sono nati sempre qui. Passeggiate lungo il mare, la vostra, forse l'aria di Fano, l'aria delle Marche che ispira, però vi posso garantire che tutti i passaggi importanti degli ultimi anni, che hanno modificato in maniera seria il sistema della Protezione Civile Nazionale, sono nate da passeggiate al porto, magari che si concludevano con una moretta. Per cui sono assolutamente onorato di presiedere la FIR CB, che al suo interno ha il Club CB Mattei. Ringraziamo anche tutti gli intervenuti, soprattutto quanti nella vita ci hanno messo la faccia e ce la mettono tuttora nei momenti di emergenza. Speriamo non solo per i gatti sul tetto, è vero, ma per altro di più qualità. Auguri a tutti davvero di cuore. Non pensavo di stare qui, ma sono veramente contento di parlare a questo mondo. Fa parte del mio DNA. Auguri, buonissima giornata e buona estate, speriamo, senza questa maschera. Speriamo poi di augurarci di vedere i volti e di potersi anche offrire il sorriso, perché quello è fondamentale. C'è un grande soccorso da dare oggi al mondo, che è poter sorridere e stringerci la mano. Auguri a tutti. Però. Grazie, non sapevo. A chiudere l'intervento del nostro dirigente alla Protezione Civile, Davide Piccinini, che è colui che ha in mano in pratica un po' tutta la Protezione Civile regionale e tutto il mondo del volontariato. Prego. Vorrei, come dire, centrare il motivo principale per cui siamo qua. Qui abbiamo 35 anni di storia, li abbiamo visti insieme, e quindi credo che sia importante per chi rappresenta il sistema di protezione civile a livello regionale portare proprio il ringraziamento a un'associazione importante del nostro territorio. Quindi vi auguro un altri 35 più 35 anni di presenza sul nostro territorio, e vi ringraziamo per quello che avete fatto concretamente. E siamo in compagnia di Saverio Livi, il presidente del CB Club Mattei. Ecco, una mattinata importante, una mattinata emozionante, perché qui si parla veramente di emozioni, si parla di persone al di là di tutta l'associazione. Sì, diciamo che 35 anni non sono pochi, ma non sono neanche tanti, è un bel traguardo. Qui stamattina ci abbiamo tenuto a presentare qual è stato il nostro percorso, dalla piccola tenda oggi alle tende migliori in pratica in eccellenza. Sono stati anni in cui sono succeduti diversi consigli, un importante traguardo dove all'interno vede oggi componenti di radiocomunicazioni, cucina, logistica, segreteria, unità cinofile, soccorso in mare, in pratica tutte queste peculiarità che man mano sono
cresciuta all'interno della nostra associazione, e questo ci fa piacere. Come ci ho tenuto a dire stamattina, e come erano presenti tutte le componenti, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, UCIS, Dipartimento, Croce Rossa, ANPAS, tutte le componenti della Protezione Civile erano presenti, perché ci ho tenuto a spiegare alla popolazione, coloro che erano collegati con noi in streaming e tutto il resto, che a volte la cittadinanza individua la Protezione Civile tramite il volontariato. C'è un gruppo comunale o un'associazione nel proprio comune e quella è la Protezione Civile. No, quella non è la Protezione Civile. Quella è il volontariato che si mette a disposizione delle istituzioni che erano presenti stamattina, perché il volontariato è una componente del sistema di protezione. Qui stamattina invece c'erano tutti gli attori che compongono la Protezione Civile. E noi siamo oramai 110 volontari, quasi tutti attivi. E il nostro compito è quello di mettersi a disposizione qualora i vigili del fuoco, piuttosto che la polizia locale, piuttosto che i carabinieri o altri, hanno la necessità di più braccia, e questo il volontariato è chiamato a fare questo. Ma per fare questo bisogna che sia formato, bisogna che sia pronto, non si può improvvisare, quindi, e questo implica negli anni sempre formazione, formazione, esercitazione e formazione. Ecco, a proposito di formazione, sono inaugurati proprio degli spazi particolari dedicati e messi a disposizione per la collettività, proprio per la formazione. Esatto, da un bando regionale è nata la struttura, in pratica, che voi avete visto qui, sono 600 metri di struttura che la Regione Marche ha messo a bando 2 anni fa, e noi ce le siamo aggiudicate con un bando, quindi paghiamo un affitto annuale. E questa struttura, che è composta da un'aula da 160 posti, una da 50 posti, una da 60 posti e 8 uffici, l'abbiamo messa a disposizione di tutto il mondo della Protezione Civile, sia a livello nazionale, regionale, provinciale, locale. Qualora necessiti un'area per fare formazione, è a disposizione di tutti. Noi, dove aderiamo a FIRCB nazionale, ogni anno qui portiamo le eccellenze. Nei primi 2 o 3 giorni restiamo in aula per capire che cosa deve fare, cosa si fa in cucina, cosa si fa con la logistica, cosa si fa in segreteria, come si gestisce l'unità di crisi o altro. Poi usciamo sul campo distante a questa sede e improntiamo tutto il campo. Si passa dalla teoria alla pratica, quindi vanno in cucina, gestiscono la segreteria, resistono le persone in segreteria, e questo è un sistema che, se non lo provi prima, non sei in grado di farlo. Questo ci teniamo molto e va avanti passo passo. Ecco, a proposito di compleanno importante, anche un regalo importante è arrivato dal Comune di Fano. In mattinata, direttamente dal palco, il Comune ha consegnato la medaglia d'oro. Sì, inaspettata, e mi sono anche commossa e me ne dispiace, perché non pensavo, che io ho visto sempre la medaglia d'oro nella parte delle armi, delle avis, delle società combattenti, piuttosto che in un labaro del volontariato di Protezione Civile. Per noi è stata una sorpresa e un grande onore da parte del nostro comune. Ecco, al termine di questa mattinata, il grande grazie, Olivia, chi va? A tutti i volontari, a tutto il mondo del volontariato, alle istituzioni che credono nel volontariato. Questo è molto importante, perché senza le istituzioni alle spalle noi non potremmo fare assolutamente niente. A chi crede in noi, a tutti i volontariati, al volontariato che presta in pratica il proprio tempo sia nella Protezione Civile, ma anche in tanti altri mondi, il volontariato in generale. E siamo arrivati alla chiusura di questo speciale dedicato ai 35 anni del CB Club Mattei di Fano. Cogliamo l'occasione ancora una volta per ringraziare tutti gli intervenuti, le autorità presenti e soprattutto in primis Saverio Livi, il presidente, e tutti i volontari che da 35 anni aiutano la collettività. È il caso di dire, è già stato detto sul palco, ma concludiamo questo speciale con questo augurio particolare: ad maiora.